E passiamo adesso alla nostra torta salata di Virza. È una torta buonissima, mai avreste pensato a questa ricetta. Io devo dirvi la verità, non l'ho inventata io, ma l'ho trovata su un blog su Instagram, Levate Cucino Io, di un ragazzo romano davvero, davvero bravissimo, e quindi ve l'ho voluta presentare. Per realizzare questa ricetta abbiamo bisogno di foglie di Virza, un rotolo di sfoglia, del prosciutto cotto, un po' di provola o scamorza fatta a pezzettini e del formaggio edamer a fette. Molto molto facile, la prima cosa da fare, andiamo ad aprire la nostra sfoglia, così come l'abbiamo comprata, non la togliamo dalla carta forno così sarà più facile poi sfornarla dopo, e la andiamo a riporre nella teglia tonda, più carina, potete farlo anche rettangolare ma credo che sia più bella tonda. La andiamo bene a sistemare sotto nei bordi, buchiamo leggermente la base. E lo mettiamo in forno preriscaldato a circa 160-180 gradi per 5-10 minuti. Nel frattempo ho messo dell'acqua a bollire ed andiamo a scaldare le foglie di Virza. Nell'acqua ho messo anche un pochino di sale. Le foglie di Virza ho tolto quelle esterne, le ho sciacquate ed eccole qui pronte per essere sbollentate. Bisognerà far sbollentare la Virza per circa 5 minuti. Una volta pronte le foglie di Virza le andremo a scolare e mettere su un panno asciutto per fare in modo che possa assorbire tutta l'acqua e quindi poi siano asciutte per andare a preparare la nostra torta salata. Ho ripreso dal forno la nostra pasta sfoglia che ho fatto cuocere per 5 minuti, sono bastati, gli abbiamo dato già un po' di cottura e andiamo a formare la torta salata. Sulla base mettiamo della Virza e poi andiamo con formaggio e prosciutto. È una torta veramente semplicissima, ma estremamente saporita, quindi andrà a dare a queste verdure, che non sono di base molto molto saporite, un tocco in più. Ed ecco pronta, un'altra passatina in forno e sarà pronta per essere gustata. Un po' prima che sia ultimata la cottura, la togliamo dal forno e andiamo a fare una bellissima spolverata di parmigiano. Il parmigiano darà maggiore sapore e andrà a formare anche una crosticina molto molto saporita. A questo punto la rimettiamo in forno per altri 5 minuti accendendo il grill. Ed ecco pronta la nostra torta salata alla Virza, un modo davvero simpatico, veloce e facile per cucinare la Virza. Quando andrete a tagliare la fetta il cuore sarà bello filante e vi delizierete!
Per realizzare la torta salata di Verza abbiamo bisogno di 10 foglie di Verza, 100 g di prosciutto cotto, 100 g di edamer a fette, 100 g di scamorza, un rotolo di pasta sfoglia e parmigiano quanto basta.